c'è 31.000 euro di pensione al mese, mentre la gente fa la fame, come in Africa, come nel Nord Africa. E in quelle zone, quello è l'errore che non dobbiamo fare. Quelle zone del Nord Africa si sono ribellate con la violenza, hanno aggredito i capi di Stato e hanno rivoluzionato tutto, hanno buttato a terra dall'inizio alla fine. Noi viviamo in una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Dobbiamo trovare la forza di protestare in modo civile e far valere le ragioni sancite dalla Costituzione, perché è l'unico documento che ci garantisce, la Carta Costituzionale, che è la carta che garantisce il diritto di cittadinanza, il diritto alla vita, il diritto al lavoro e il diritto alla dignità di ogni singolo cittadino. Per questo noi oggi vogliamo fare un'iniziativa forte, fortissima, e chiediamo la collaborazione di tutti i presenti per le prossime iniziative. Questo dobbiamo dimostrare, di dare una continuità a quello che facciamo, perché il nostro errore nel passato è stato questo: iniziative sporadiche, iniziative qua, iniziative là, poi tutti a casa e tutto finito. Questo non deve più avvenire. Dobbiamo trovare il sistema, quello che inizia oggi non dovrà più fermarsi, deve essere un meccanismo di continuazione che deve avere un prosieguo sempre sulle onde della democrazia, ma dobbiamo trovare la forza e il coraggio di manifestare i nostri disagi e quelli che sono oggi i disagi dell'intero territorio, che sono quelli che da un anno e mezzo, due anni stiamo portando tutti i giorni in tutte le piazze, in tutti i rioni, in tutte le televisioni possibili. E qua faccio un appello ai signori giornalisti, soprattutto a quelli prezzolati, perché l'anno scorso, quando ci furono circa 10.000 persone in mezzo alla strada a manifestare pacificamente, mandarono sui giornali in prima pagina che un barista di Casale aveva la macchinetta dei giochi fuori regola. Quindi la notizia di 15.000-10.000 persone in strada era in decima pagina. Questo è un modo di fare giornalismo che offende la categoria dei giornalisti, e noi questi giornali non dovremmo addirittura più comprarli, boicottare questi giornali. E i giornalisti referenti di zona, ci sono dei referenti di zona per ogni paese, c'è un corrispondente giornalistico. Quando vediamo queste persone dobbiamo fargli provare vergogna, perché queste persone, se magari oggi succedeva qualche sparatoria o qualcuno magari rubava, allora stavano tutti quanti parati, Canale 5, Italia 1, Il Mattino, Il Corriere di Casale. Oggi che c'è una civile manifestazione degna di essere chiamata tale, che dà orgoglio e dà a questa cittadinanza una dignità. Questi giornalisti, è venuto qualcuno di qualche televisione privata, non sappiamo come ne parleranno, ma siamo qui disposti a fare anche gesti forti. Se non ci stanno a sentire, faremo gesti forti e si assumeranno le loro responsabilità, i responsabili delle istituzioni, da noi oggi chiamati, e se non daranno risposte a queste problematiche, noi ci faremo sentire e metteremo in moto un'azione forte, fortissima, e loro saranno costretti a prendersi le loro responsabilità. Grazie. Bravo! Ringrazio Peppe, volevo dire soltanto, ma solo come informazione, perché non so se ne avete bisogno, è arrivato un pochettino un pasto caldo che è stato offerto, quindi qualcuno che vuole lo stanno distribuendo. Io volevo approfittare di questo momento per leggervi il documento che noi vogliamo consegnare al prefetto. Perché lo vogliamo consegnare al prefetto? Perché noi non abbiamo più purtroppo rappresentanti politici, perché la politica ha dato tutto in mano ai tecnici. Se i politici hanno detto che non avevano l'opportunità e il coraggio di fare certe leggi e si sono affidati ai tecnici, noi vogliamo parlare con i tecnici. Allora, poiché il prefetto rappresenta lo Stato, il ministro degli interni, noi vogliamo parlare con lui, ma non perché ci deve risolvere i problemi, ma perché se ne deve fare portavoce nei confronti delle istituzioni. Perché anche lui, insieme al questore, è responsabile dell'ordine pubblico, e quando succede qualche cosa è perché qualcuno ha provocato. Allora non devono portare la gente all'esasperazione, altrimenti sono responsabili in prima persona anche penalmente di qualsiasi gesto eclatante. Io lo capisco quel ragazzo che ha parlato, capisco anche la gente che voleva attraversare la sua strada, perciò dico a chi di dovere, non portate la gente all'esasperazione, perché il Nord Africa è vicino, non li portate, non li costringete a dei gesti eclatanti,
perché la gente che oggi è qui è gente che non ce la fa più. Parecchi devono decidere se pagare la corrente o pagare il telefono, parecchi devono decidere se pagare le bollette dell'Equitalia oppure fare qualche altra cosa. Questa gente non può essere più mortificata, mortificata. Bravo. E chi pensa di fare riunioni per organizzare le prossime elezioni elettorali senza tener conto di questo entusiasmo della gente ha sbagliato tutto, perché queste persone sono disposte a non votare, perché non si può votare chi oggi è assente, non si può votare chi finge di non accorgersi di questi problemi, non si può votare chi si va a riunire nelle case chiuse. Le hanno chiuse tanti anni fa, dicevo Totò, le case chiuse, e loro hanno ancora questa abitudine, si riuniscono nelle case chiuse perché devono fare i soliti giochetti con qualche amico che li protegge e che li tutela. Perciò quelle persone oggi non sono presenti qua, perché sapevano di incontrare la vostra rabbia, la vostra rabbia, e questo è importante, ricordatevelo al momento opportuno, ricordatevelo. Allora rileggo questo documento. Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Senatore Mario Monti, tramite il Prefetto della provincia di Caserta, dottoressa Carmela Pagano, che viene dalla provincia di Cosenza. Oggi, mercoledì 8 febbraio 2012, i cittadini nati o residenti nei comuni di Casal di Principe, San Cipriano da Versa e Casa Vesenna manifestano contro l'ingiusta discriminazione che li ha colpiti da quando le istituzioni nazionali e locali, con l'avallo di compiacenti organi di stampa, hanno accomunato un'intera popolazione ad un clan malavitoso. Questa discriminazione ha fatto perdere a numerosi imprenditori, commercianti e lavoratori, colpevoli solo di essere nati o residenti nei comuni di Casale, San Cipriano e Casa Vesenna, opportunità di lavoro, a volte solo perché colpevoli di essere parenti o amici di vecchia data di persone dedite al malaffare. Se un vostro cugino che voi avete, ha deciso di fare una strada diversa, se voi vi siete imparentato con qualcuno che poi ha fatto un percorso diverso, ma che colpa ne avete? Che dovete fare? Disconoscere la paternità? Dovete disconoscere la parentela? Allora bisogna fare delle opportune indagini, come si fanno per le altre parti d'Italia, perché non è vero che esista solo da noi il modello Caserta, esiste una legge nazionale, soltanto che in altre parti d'Italia si applicano le regole e qua si fa finta di non conoscerle. Chiedo scusa. Quando la discriminazione è generalizzata e non è frutto di approfondite indagini, genera solo rabbia e desiderio di ribellione, soprattutto nelle persone che per anni hanno solo lavorato lontano dai loro paesi di origine, anche 12 ore al giorno, per guadagnare quel denaro necessario a costruire una casa o intraprendere un'attività commerciale. Se migliaia di persone hanno deciso di manifestare chiudendo gli esercizi commerciali e rinunciando alla loro fonte di guadagno, è il sintomo che non sono più disposte ad assistere passivamente a questo clima di sospetto e subire questa discriminazione. Oggi il mondo occidentale sta attraversando un periodo di crisi economica, però quando tutto ciò finirà, per gli abitanti di Casal di Principe, San Cipriano da Versa e Casa Vesenna, sarà più difficile, se non impossibile, recuperare il terreno perduto e accumulato in questi anni per colpo di una discriminazione ingiusta e generalizzata. I cittadini di Casal di Principe, San Cipriano da Versa e Casa Vesenna oggi protestano perché, dopo aver subito, loro malgrado, le angherie della camorra e dei politici che l'hanno favorita, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, oggi devono subire i soprusi di uno Stato che non è padre, ma solo esattore, e non si preoccupa di garantire ai cittadini neanche i servizi indispensabili per vivere dignitosamente. Le motivazioni che hanno spinto i cittadini di questi tre comuni a organizzare la manifestazione di mercoledì 8 febbraio sono i seguenti: continui aumenti di tasse, imposte e tariffe, ingiustificate disdette ed eccessivi aumenti delle polizze assicurative, discriminazione dei cittadini di Casale, San Cipriano e Casavesenna, inquinamento ambientale del territorio di questi tre comuni, abbattimento delle prime case di necessità. Prime case di necessità, ricordatevi questa frase, ricordatevi questi aggettivi, i soprusi delle banche di Equitalia. Per questo i cittadini chiedono
una drastica riduzione delle tasse, imposte e tariffe, considerati i disservizi di cui sono vittima. È giusto pagare la TARSU, però le autorità locali devono garantire una corretta raccolta differenziata, cosa che non avviene, per cui nei tre comuni di Albanova si pagano cifre pari al 300% in più rispetto ad altre zone d'Italia, senza ricevere un adeguato servizio. Le compagnie di assicurazioni inviano disdette a chi non è mai stato coinvolto in sinistri stradali e poi magari pretendono di stipulare nuovi contratti a prezzi notevolmente superiori. Io vi dico, se voi ricevete una disdetta significa che siete un pessimo cliente, perché poi vi chiamano e vi fanno pagare di più? Se io non voglio avere rapporti con una persona, non lo saluto più per tutta la vita. Non è perché mi dà più soldi, lo accetto un'altra volta come amico. Quindi è la dimostrazione che quando escono in televisione, insieme ai nostri politici, e dicono che voi fate truffa alle assicurazioni, dicono il falso, mentono sapendo di mentire, perché altrimenti non vi dovrebbero assicurare. E poiché l'assicurazione è obbligatoria, loro hanno l'obbligo di assicurarvi e di rispettare le leggi, e chi di dovere li deve controllare, perché se non lo fa risponde di omissione di atti d'ufficio, risponde di favoreggiamento, lo stesso favoreggiamento che si fa quando si vede ammazzare una persona e si guarda lo sguardo dall'altro lato. Noi chiediamo l'istituzione della tariffa unica nazionale, vincolata solo al proprio attestato di rischio e non al luogo di residenza, essendo pacifico che un cittadino non può rispondere né penalmente né civilmente delle azioni dei suoi concittadini. Chiediamo che una compagnia di assicurazione, prima di rinunciare ad un portafoglio di clienti, trattandosi di assicurazione obbligatoria, deve garantire che il proprio portafoglio sia gestito da altre compagnie alle stesse condizioni come prescrive anche la direttiva dell'ISVAP, perché voi dovete sapere che ci sono delle direttive che obbligano le compagnie di assicurazioni, quando ricevete una disdetta, a farvi sottoscrivere un nuovo contratto alle stesse condizioni. Loro fingono di non capire, fingono di non vedere, e se denunciate purtroppo la gente fa spallucce, i magistrati fanno spallucce, quegli stessi magistrati che sono disposti a farvi demolire le case perché avete fatto 10 metri in più nei confronti di queste persone, non hanno il coraggio di prendere provvedimenti, non hanno il coraggio di fare delle azioni forti, sono moralmente colpevoli, collusi con questa gente. Perciò oggi governano le banche, governano gli imprenditori grandi. È giunta l'ora di dire definitivamente basta alla discriminazione ingiusta e generalizzata di un'intera popolazione. Non è più tollerabile che le istituzioni, per reprimere il malaffare, debbano considerare un intero popolo omertoso. L'omertà intellettuale degli investigatori dovrebbe raggiungere a questa conclusione. Se un malavitoso è riuscito ad arricchirsi in poco tempo, ha avuto la complicità delle istituzioni e non certo della popolazione, che spesso ha dovuto subire, suo malgrado, i soprusi di chi dimostrava ai propri concittadini di avere le amicizie giuste ed altolocate. Ce ne ricordiamo le facce di chi vi faceva vedere di essere amico di qualche vicequestore, di qualche viceprefetto, di qualche altro funzionario, per farvi capire che lui era potente e che dovevate andarlo a votare. Quindi guardiamo bene in faccia e stiamoci attenti quando parliamo di omertà, perché non è omertoso il povero Cristo, omertoso la persona che può fare, vive nelle istituzioni, guadagna i soldi delle istituzioni e non fa niente per cambiare le cose. Quindi iniziamo a dire la verità e abbiamo l'onestà intellettuale di dirlo a tutti.